Buongiorno e bentrovati con Metropolis Calcio, con Paolo Pirovano, bentrovato. Buon pomeriggio! E Nicola Binda, Gazzetta dello Sport. Ciao Nicola! Ciao a tutti, eccoci qua! Eccoci, allora il nostro titolo parla di Superlega, ne parleremo anche voi, noi con voi da casa, che ci potete chiamare ovviamente in diretta, scrivere, parlare di calcio, perché di tutto parleremo fino alle 14.30. Prima però Paolo, visto che sei anche, ne approfitto, sì. Come sta Lautaro? Lautaro si è sottoposto stamattina a esami strumentali alla Humanitas, alla clinica Humanitas di Rozzano. Risentimento muscolare agli adduttori della gamba sinistra, le condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni, questo significa che ovviamente sabato non giocherà, ecco. Non giocherà neanche contro il Genoa, la speranza dei sanitari dell'Inter è quella di riaverlo per la partita contro il Verona che, se non sbaglio, è il 7 gennaio, però potrei sbagliarmi perché non ci capisco più niente con tutte queste festività, comunque è il turno dell'Epifania, insomma. E dispiaciuto Lautaro di come è andata la partita di mercoledì sera, la Coppa Italia ha detto è una competizione a cui teniamo tanto, visto che abbiamo vinto le ultime due edizioni, avremmo voluto proseguire nel cammino, la squadra ha dato tutto, ora focus totale sugli altri importantissimi obiettivi. Ricordiamo che Lautaro Martinez è in queste condizioni perché ha fatto 89 presenze consecutive. Lo ha detto lui oggi e forse l'ha letto dalla Gazzetta, se non sbaglio, vero Nicola? Che avete proprio avete fatto un focus su Lautaro Martinez, ovviamente anticipando quello che poteva anche essere l'esito degli esami strumentali, ecco, senza date fisse perché non avevate ovviamente la diagnosi. No, però certo. Forse proveranno a recuperarlo per la sfida con l'Ellas allora del 6 gennaio, sì. Come diceva Pirovano. Beh, bisognerà sicuramente vedere come si sta, cioè quando uno è reduce da un infortunio, da un raffreddore, da uno strappo, da una devi capire come ti rimetti in sesto e come riprendi ad allenarti. Certo, i guai muscolari sono, se non stai molto attento, si prestano delle ricadute che poi sarebbero ancora più dannose, quindi certo. Per un problema del genere massima prudenza, perché poi arriva la fase intensa della stagione e lì devi essere al top, quindi non mi sorprenderei se per precauzione saltasse una partita in più per essere sicuro dopo di essere di stare bene, anche perché lascia stare la temperatura attuale che oggi abbiamo, Favonio. La primavera, grazie al Favonio. Vabbè, ma ti sorprendi, a Ferragosto è normale che sia così, certo, non vedo perché, non è mica Natale, è Ferragosto. Esatto, e poi però quando caleranno le temperature, ovviamente i muscoli e i legamenti e tutto quanto sono i primi a saltare. Col freddo c'è anche questo problema. Samu da casa scrive: no, non serve assolutamente un attaccante, ma vi ricordo che non si vive di rendita per le buone cose fatte in passato. Vabbè, parliamo anche poi di ovviamente di quello, non di serve un attaccante prima che si infortunasse Lautaro, adesso probabilmente servirà, anche perché il rendimento di Sanchez è, sì, infatti lo so, ho capito, ma non è che ci voglia lui per dirlo. Prima c'era Lautaro e bisognava incrociare le dita e sperare che Lautaro e Thuram non si facessero male, come era ovvio che potesse succedere, no Nicola? Perché ripeto, a parte gli infortuni traumatici, e quelli li devi mettere in conto, perché quando giochi può darsi che ti tiri in una legnata oppure inavvertitamente ti fai male e stai a casa. Però poi gli infortuni muscolari sono sempre lì. No, ma il problema è che arrivano sempre nelle circostanze nefaste. Bravo. Non è che Lautaro si è fatto male dopo che hai vinto a Napoli o che hai vinto con la Lazio. Si fa male quando perdi in casa col Bologna. Esatto. È questa congiunzione astrale. E come hai perso, dopo tutto. Infatti hanno scritto da casa: Salvatore, oltre al danno, la beffa. È accaduto proprio il peggio che ci si potesse aspettare. Partita portata ai supplementari con annessa eliminazione, infortunio del capitano. Guarda, spero che si prenda esempio da questa lezione. Io sono sempre per la bottiglia mezza piena, non perché la voglio bere, ma perché la vedo mezza piena, non mezza vuota, o il bicchiere. Quindi io dico che non tutti i mali vengono per nuocere. Ovviamente perdere
non fa piacere a nessuno, questo bisogna dirlo, perché sennò i tifosi mi dicono ma sei stupido, non lo sono, no, dici, però non tutti i mali vengono per nuocere, perché innanzitutto risparmi 4 partite, la Coppa Italia le hai già vinte 2 l'anno scorso e l'anno prima, adesso ti devi concentrare su quello che è il primario obiettivo dell'Inter, che è lo scudetto e la seconda stella. La sì, seconda però Paolo, adesso scusami, non è che non ti avrebbe fatto piacere vincere l'Inter. Sto dicendo, sì, no, la Volpe Luva è quella dei milanisti che l'anno scorso dicevano che non contava niente, adesso che è fuori sembra che sia l'obiettivo principale. Questo no, è sempre meglio vincere. Adesso anch'io dico che gli interisti che dicono chi se ne frega, già, però l'anno scorso, 2 anni fa, la festeggiavano e come, quindi... l'unica cosa che hai vinto, però quest'anno sei... Cioè quest'anno alla fine, io ti ricordo che quando 2 anni fa l'Inter perse lo scudetto contro il Milan, l'ha perso perché hanno voluto fare i fenomeni contro il Liverpool, e quando si infortunò Brozovic e si infortunò un altro, e De Vrij, e lì tu rimanesti senza 2 giocatori importantissimi, no, in quel momento, e poi sei incappato in partite veramente scialbe, incolori e non foriere di punti, e poi vabbè, poi c'è stato il solito Bologna, sì, che tutti sappiamo. Quindi c'è sempre il Bologna, il Bologna si è sempre di mezzo anche negli anni 60, ti ricordi? Quindi no, non mi ricordo perché non ero nato, cioè, però le cose le sai, e quindi sì, lo ricordi, nel senso che l'hai studiato, ecco. E Stefania che negli anni 60 invece volava ancora sulle nubi in attesa di collocazione. Allora, diamo anche spazio ai telespettatori che ci possono chiamare, fatelo oggi, perché poi parlate con loro. O tacete per sempre. No, parlate con loro. Oggi mai più. Vai in vacanza. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Claudio. Buongiorno, bentrovato. Buongiorno, grazie. Volevo dire che io sono d'accordo con la Superlega, perché... diamo la possibilità a squadre come il Bologna, il Torino e altre squadre di Serie A di vincere un campionato o di partecipare a una Coppa Europea, e così siamo tutti contenti. Grazie, ciao, auguri, buone feste. Allora, lui dice Superlega, sì. Io non ho capito effettivamente. Io non vedo, a parte che vabbè, questo è un discorso molto fantascientifico, ma io non vedo perché il Bologna e il Genoa non possano partecipare anche adesso a una Coppa Europea. Se ci partecipa l'Atalanta, non vedo perché non possono provarci anche loro. Il problema è capire quanto interesse a quel tipo, l'abbiamo già detto, a quel tipo di società di fascia media partecipare a una Coppa Europea. Secondo me sono società che non se lo pongono come obiettivo stagionale. L'Atalanta se l'è posta, l'ha raggiunta e ci è arrivata. Il Bologna ci sta arrivando ed è una bellissima novità. Ma il Genoa forse è più preoccupato a stare in Serie A, accontentarsi di quello e avere altri progetti finanziari di valorizzazione dei suoi giocatori, quindi anche oggi, ripeto, quello che fa l'Atalanta è stato lo spartiacque, ha detto che non è, perché tutti si nascondevano dietro il fatto tanti soldi dipendono solo le big, quindi noi piccole non potremo mai arrivare in Europa. Non è vero, in Europa l'Atalanta ci è arrivata non perché ha speso più di tutti, ma perché ha saputo fare calcio meglio degli altri, e quindi come l'ha fatto l'Atalanta, ripeto, non mi sorprendo che lo faccia anche il Bologna, che ha lo stesso direttore dell'Atalanta, Giovanni Sartori, tra l'altro, fare calcio, ma potrebbe farlo Nicola, Genoa, potrebbero farlo tante. Fare calcio e soprattutto investire, programmare sui vivai, sui giovani che tu vendi, puoi racimolare dei soldi che puoi reinvestire in acquisti magari un po' più altisonanti, perché non ricordiamo Muriel, Zapata, Højlund, tutti questi giocatori, il Papu Gomez, cioè l'Atalanta li ha comprati. Allora, forse a queste società non gli interessa tanto competere, gli interessa solo partecipare per fare business, a discapito dei tifosi che invece vorrebbero magari anche loro. Sinceramente, poi questa storia della Superlega, ancora, se devo essere sincero, io sono sempre un po' restio alle novità, ma non perché sono un conservatore, perché forse invecchiando, lo diciamo,
ti piace essere più abitudinario, questo nella vita e anche nelle cose che vedo dall'esterno. Quindi io questa Superlega non so neanche io se dire sì o no, sinceramente, guarda, non lo so, perché poi non forse cioè io, mi piaceva anche no. Cioè io me la guardo davanti alla televisione, se sì, altrimenti me ne farò una ragione, perché poi i soldi non arrivano a me, certo. Io invece, caro Paolo, a differenza tua, invecchiando, più novità ci sono, meglio è, più mi sento giovane, forse, non lo so. È una quindi, doppia visuale, ma questa è una roba anche sociologica. E quindi, ma lo dicevamo quando nel calcio sono arrivati i playoff, sono arrivati a 3 punti a certo, vittoria, certo. Quando il retropassaggio al portiere... Gli stranieri, te lo ricordi? Quando è arrivato il VAR! Gli stranieri, 3 stranieri, 2 stranieri, uno VAR, straniero. Certo. E tutti in Italia a dire, oh no, che vergogna, e poi invece tutte cose che sono piaciute. Quello che però volevo aggiungere è che Superlega sì o no, adesso non sto mica... confutando il titolo, no, va benissimo, tu hai fatto il tuo lavoro ed è giusto così. Prima di dire sì o no alla Superlega, pensiamo anche però che ci sono, Nicola, correggimi se sbaglio perché sono ignorante, correggimi se sbaglio, ripeto, ci sono dei contratti in essere, cioè, cioè quelli che stanno prendendo i soldi dall'UEFA adesso, cioè hanno firmato dei contratti, no, che la Serie A di 5 anni, bravo, quelli che stanno prendendo i soldi dalle televisioni, che per De Laurentiis non sono mai abbastanza, ma sono tanti, ve lo garantisco, perché 1 miliardo è tanto, soprattutto in questi periodi dove non è che ci sono gli investitori e gli sponsor che buttano i soldi, sì, gli inserzionisti, cioè prima di arrivare alla Superlega poi bisognerà rescindere questi contratti o comunque lasciare che finiscano naturalmente. Io penso, certo, più che altro, che ci sarà, Paolo, poi come al solito, perché questa è una cosa, cioè non è una cosa squisitamente agonistica e sportiva, la conseguenza è l'agonismo e lo sport e il calcio, quello che piace a noi. Questa qui c'è di mezzo una vicenda politica ed economico-finanziaria. Quando ci sono questi interessi che vanno a battersi, no, e a stridere uno contro l'altro, alla fine troveranno una sintesi, troveranno un compromesso. Ma Paolo, ma scusami, guarda che questo discorso della Superlega non è una cosa che deve partire domani mattina. È stato semplicemente stabilito un principio, cioè che l'UEFA, la FIFA non hanno l'esclusiva per organizzare delle competizioni. Che era anche ovvio, no? Perché in un mercato libero... Però non è mai stato stabilito questo principio. Ora, se domani mattina Paolo Pirovano e Nicola Vini decidono di istituire un torneo che si chiama Stefania Cattaneo, un trofeo con la sua immagine naturale, no? E quindi facciamo questo trofeo e diciamo al Liverpool, al Real Madrid, al Barcellona, alla Juventus, all'Inter, al Milan, al Bayern Monaco, partecipate al trofeo, alla Stefania Cattaneo Cup, non partecipate più alla Champions e ai vostri campionati, loro magari si prendono per matti, o magari l'appeal che ha Stefania Cattaneo li attira tutti nella nostra manifestazione. Chiaramente, con tutto il rispetto e il bene che voglio a Stefania, sono attratti più dalla moneta loro che dalla bellezza di Stefania, no? Quindi se io faccio un torneo e dico per ogni partita che fate vi do 100 milioni di euro, io sono convinto che ogni società al mondo rinuncia alla sua competizione per venire a fare il mio torneo. Ok, ecco. Quindi per questo è un mercato perché la Superlega dirà: se vuoi giocare da me io ti do più soldi di quelli che prendi se giochi nei tornei vecchi. Le società, al di là dei moralismi che fanno adesso, alla fine faranno i loro conti. Il mondo sta cambiando e cambierà ancora di più, quindi fra 10 anni magari, o fra 5 anni, se mai la Superlega prenderà corpo così come è stata presentata, sicuramente no, sarà modificata, evoluta così, però io non mi sorprenderei se fra 10 anni avremo 30, 40, 50, 60 top club al mondo che si staccano da questo monopolio mondiale e fanno un'altra competizione che tutte le settimane vuol dire stravolgere tutto, vuol dire che tutte le sere vedremo Inter Real Madrid e non vedremo Inter Sassuolo. Sentiamo anche un po' la casa, no? Dopo la pubblicità, anche perché ho tanti messaggi da leggervi, a tra poco.
Eccoci, eccoci in studio. Allora, sentiamo le telefonate? Ma sì. Pronto. Buongiorno Stefania. Buongiorno. Nicola. Buongiorno. Bentrovato. Sono Vincenzo. Dica. Prego. Niente, per la Superlega speriamo che non va in porto niente. E poi per la nostra Inter speriamo che ci riprendiamo da tutte le cose che ci dicono contro. La Coppa Italia siamo usciti, l'abbiamo vinta per 2 anni di fila, va bene. Ma non è più una competta per gli altri. Buon Natale a tutti. Buon Natale, grazie. Grazie. Ciao. Beh, c'è un problema in meno, vedi. Vabbè, ma anche lui è come te, cioè i bicchieri ne avete due mezzi pieni. No, ma quello non è, guarda che veramente quest'anno è come se esci dalla Champions, cioè è ovvio che se vai avanti sei contento. Però se lo, cioè, come hanno letto, non mi ricordo più se ho letto oggi sul Doblor, perché poi leggo talmente tanto che qualcuno ha detto: quando tu parli dell'Inter di Conte si ricordano dello scudetto, non che è uscita nei gironi preliminari, nei gironi eliminatori. Cosa ti devi sperare che di ricordarti dello scudetto? Quindi tranquilli, tranquilli, poi vediamo. Ovvio che non è facile, è ovvio che non è finita, è ovvio che c'è ancora un girone e 3 o 4 partite da giocare, o sbaglio? No, poi ci sarà questo momento complicato della Supercoppa. Bravo. Che andrai a fare via. Bravo. Quindi cambi abitudini di allenamento, cioè, per una settimana, rientri, devi fare i recuperi, poi c'hai la coppa, insomma sarà un tour de force. Esatto, mica male. Quelle settimane lì saranno settimane in cui chi è dietro potrebbe anche avere un vantaggio in più. D'altro canto, sì, voglio dire, poi perché lì in quei periodi lì tosti, cioè nella normalità, se Lautaro ha una contrattura salta 1 o 2 partite, in quel periodo lì vuol dire saltarne 4 o 5, perché Bravo. Sono tutte ravvicinate, ecco. Quindi i punti pesano. Perché poi io dicevo, non so se c'eri anche tu, alla fine poi c'è Cardinale oggi che si è... infatti parleremo anche però di questo. Voglio leggervi solo 2 messaggi. Claudio: non prego. Mi piace l'idea della Superlega, ma la UEFA deve capire che i club che hanno meno risorse si sono stancati di sottostare al fair play finanziario, per cui chi è piccolo deve rimanere piccolo. No, ma il fair play finanziario è una, che poi non c'è più, non esiste più, no? Però è una tutela per le società, che certo. Dicono, voglio dire, ti dicono: se tu incassi 100 non puoi spendere 150, cioè, quindi diciamo che è un aiuto nei tuoi confronti, se no vai a fallire normalmente. Beh, certo, poi... quindi, allora, tu dicevi che Cardinale è contrariato. Sì, oggi ha fatto capire a chiare lettere, scrivendo ai tifosi, che questa situazione non gli piace. Adesso le parole non sono ovviamente queste, ha detto che si può far di più, ha detto che bisogna migliorare, che non è contento di come sta andando la stagione, ma non è l'unico, no? Perché anche se io ripeto allo stremo, il Milan non è fuori da tutto, il Milan è fuori dalla Champions, avrà questa Europa League se vorrà vincerla, visto che è un trofeo che gli manca, è diventato un obiettivo. Però se tu al Milan, meno 9 adesso, giusto? Se tu all'Inter togli 3 punti del derby e al Milan aggiungi 3 punti del derby, ribadisco il concetto: tra lo stratosferico, tra virgolette, campionato dell'Inter e il fallimentare campionato del Milan c'è una differenza di 3 punti, che sono una partita, che non sono niente. Telefonata, sì, Paolo. Pronto? Aspetta, poi arrivo da te, Nicola, perché è lunga questa. Telefonata. D'accordo con il dottor Pirovano. Perfettamente. Sul Milan? Sì, l'Inter. Ha ragione il dottor Pirovano. Però intanto auguri a tutti voi. Auguri. Che siete speciali. Poi soprattutto Stefani è speciale. Ecco. Ciao, grazie. Ciao, grazie. No, partendo da Cardinale, Nicola, che dice: non sono soddisfatto della nostra posizione in Serie A o della Champions League, però Piravano dice: beh, però cambiando l'ordine del derby... Aspetta, e poi con 22 giocatori infortunati, che quella è colpa di qualcuno, certo, sì. Però allora, io ripeto, Paolo, 22 giocatori Paolo, infortunati, però, mettiamoci anche questo nella...
nell'ordine degli addendi. Certo Paolo, però intanto il derby non è finito 1-0 su autorete al 90esimo. Hai ragione. È finito 5-1, quindi diciamo che è una netta differenza. Però per una volta che sono sportivo mi smonti le mie tesi. No, io sono sportivo perché io ti ripeto, io non ho, vengo dalla tua parte, do ragione all'Inter, dico è vero che c'è un derby di differenza, cioè che mancano 3 punti, però è un derby nettamente a favore dell'Inter, sì. Quindi la differenza c'è tutta. Primo, secondo, se Cardinale si vuole lamentare di come vanno le cose, magari prima si faccia un esame di coscienza, si dovrebbe ricordare che siamo in Serie A in Italia in cui si fa calcio, dove il calcio mondiale è nato forse, o quasi. Quindi se vuol venire lui dagli Stati Uniti a insegnarci come fare calcio in Italia, deve capire che magari qualcosa lo può sbagliare. Perché se andiamo io e te, caro Paolo, negli Stati Uniti a insegnare come si gioca a basket o come si gioca a baseball... La porta è quella, ti dicono. Vediamo che pesi a schiaffone e rimandate a casa in 5 minuti. Allora, anche se io penso che... potremmo dire la nostra e ci sarebbero ad ascoltare. Non credo, però se lui è venuto qui e ha voluto fare un certo tipo di calcio, che è sicuramente diverso da quello cui era abituato il Milan è abituato a comprare i campioni, non a crescerli e per poi rivenderli quando diventano. Perché parliamo del Milan, sì, non parliamo del poi Sassuolo. Perdonami Nicola, tu hai parlato giustamente di crescerli, dopodiché mi devono spiegare che cosa c'è di nuovo, no? O di scouting, o di lungimirante, o di grande scoperta, quando vai a prendere dei giocatori come Pulisic, come Loftus-Cheek, come molti altri, che erano già ad alti livelli e forse hanno già dato tutto quello che dovevano dare. Sì, giusto? Perché è logico, però la maggior parte sono prospetti da Decathlon. Prospetti, oggi la parola magica è prospetto. Ecco. Li chiamano prospetti. Sì. Da Decathlon, per esempio, che è la massima espressione di questa mentalità, cioè il Milan, i campioni, li deve avere, non li deve costruire. È giusto che sia il Sassuolo, che siano l'Empoli, che prendano dei talenti in giro per il mondo e li faccia diventare dei campioni per il Milan. Okay? Se invece il Milan fa questo lavoro, allora vuol dire che il Milan lavora in funzione del Real Madrid, del Manchester United, che questi campioni poi se li compra, il Paris Saint-Germain poi se li compra. Quindi il Milan diventa una succursale di questi grandi club. Parliamo del Milan, una squadra che con un presidente, con una proprietà così, dovrebbe giocarsela alla pari con quei club. E invece siamo costretti a fare questo lavoro solo perché? Perché se scopri un talento a 10 milioni e lo vendi a 50 milioni, hai fatto un trading, hai fatto una plusvalenza tale che ti fanno guadagnare, che è quello che interessa. Non è da Milan, mi dispiace, non è da Milan. Ma per tutte quelle società big che lo fanno è sbagliato, secondo me. Questo è il problema. Non è da Milan, non è da Inter, non è da Juve, non è da. No, certo. Non è il metodo, però questo a volte succede. Cioè, il Milan dovrebbe andare all'Empoli e dire: questo qui è un giocatore che adesso si è affermato. Quanto vuoi? 40 milioni? Lo prendo. E invece non è così, ma non lo fa neanche l'Inter e neanche la Juve. Il Milan dovrebbe prendere l'Okafor di turno, il Chukwueze di turno, darli all'Empoli, al Sassuolo un anno a maturare e poi avere in casa dei campioni. Non può il Milan pensare di crescerli lui, perché se poi questi non diventano campioni, il Milan non ottiene risultati. Quindi al Milan è andata bene solo una volta nella storia con Kakà, cioè lì sì, perché lo scouting del Milan di quegli anni, che era ben diverso da quello attuale, ha inserito un talento come Kakà in mezzo a 10 campioni straordinari. E lì Kakà è diventato un campione, ma oggi non puoi mettere 10 talenti vicino, 8-9 talenti vicino a 2-3 vecchietti che li fanno crescere. Non è così, non è da Milan, non è filosoficamente da Milan questa strategia. Però Cardinale ha detto che è da Milan fare una maratona, cioè non uno sprint. La continuità e la coerenza sono delle virtù, quindi secondo questo magari non hanno fatto lo sprint al derby del 5-1, però piano piano, mettendo punti, forse a fine anno, che dici? Ah sì, ma intanto il tempo passa, non è che gli altri stanno a aspettare, no, certo. Senti, tra le lamentele ci sono quelle anche di De Laurentiis, ne parleremo. Parliamo. Lui si lamenta sempre, sembra quasi che... Però la Superlega chissà perché non l'ha esclusa lui. Lui non l'ha esclusa perché sente...
profumo di banconote, cioè, giustamente. Ma almeno lo ammette, almeno lui lo ammette, ma tutte le altre che lo negano e fanno gli schizzinosi, in realtà voglio vedere se fra 3 anni diranno all'Inter, al Milan o alla Juve: preferisci giocare in Serie A contro il Frosinone, la Salernitana, il Sassuolo e l'Empoli, oppure preferisci fare un campionato che giochi tutte le settimane col Paris Saint Germain, il Liverpool, la Lali, la Fluminense, il Boca Juniors e il Manchester City? Cosa preferisci? E incassare 100 milioni a partita piuttosto che 10.000 euro? Cosa preferisci? Allora, non facciamo le verginelle. La competizione tra big, no. c'è il big che diventa ancora più big e poi magari gli altri perdono. Ma non facciamo le verginelle, ma alle società interessa quello. Interessa. Cosa pensi? Che le società di Serie A dicono: no, poverini, se andiamo via noi la Serie A si impoverisce? Ma cosa gliene frega? Già adesso non gliene frega niente del calcio italiano, pensano solo ai loro interessi. Quale società di Serie A fa gli interessi del campionato, fa sì che il campionato venga valorizzato e venduto al mondo? Lo dicono i fatti, i diritti televisivi sono crollati, quello che incassavano in 3 anni lo incasseranno in 5. Ognuno fa i propri interessi, se ne frega del movimento calcio italiano, e quindi facendo i propri interessi, fra 2, 3, 5, 10 anni, quando mai nascerà questa merda Superlega, se mai nascerà, ognuno farà i suoi conti e dirà: se mi conviene andare a fare un campionato mondiale all'estero, ciao, ciao belli, io me ne vado e vado di là dove incasso di più, e tutti i giorni mangio il caviale e il tartufo, lascio a voi da mangiare pane e cipolle. Sei che magari è più buono. Ah, sicuro, però guardate, no, dobbiamo essere realisti. De Laurentiis lo è stato, gli altri sono tutti ipocriti. No, sai cos'è? De Laurentiis. Almeno il Milan è stato zitto. Il Milan non ha detto niente, è stato zitto. No, ne parliamo dopo, dopo la pubblicità di De Laurentiis, tra poco. Eccoci allora, De Laurentiis ha fatto una bella proposta, vuole fare anche la Superlega italiana, no, allora De Laurentiis, devo dire una cosa, dalla sua il merito di avere portato il Napoli ai massimi livelli dopo che era caduto molto in basso, e quindi non si può criticare a priori. Dopodiché qualcosa di suo nelle cose che vanno male nel Napoli lui ce l'ha, perché vuole essere lui il numero uno, perché non ammette che ci siano altri allenatori o giocatori che magari gli facciano ombre. Secondo me questo non vuol dire che Spalletti se n'è andato per questo, perché Spalletti, come ha detto lui, ha detto giustamente: io più di questo qua non posso fare, meglio che me ne vada da eroe piuttosto che essere cacciato l'anno 21. Lui è un po' un funambolo, è un po' euforico, è un po' uno che dice quello che pensa, posso dirlo? A volte non pensa quello che dice. Ecco. Come ha detto, come diceva Castano, se penso a quello che dico. Perché oggi, per esempio, la dichiarazione di sull'Inter e il Milan, cioè non è vero che non sai neanche chi siano i proprietari ci sono, quindi cioè non è che devi per forza andare contro qualcuno per fare un titolo, per avere un titolo sul giornale. Il titolo ce l'hai anche se dici cose più sensate, più vere. Meno male che c'è a volte De Laurentiis. Ma no, perché scusami, se non sai che Zang è il padrone dell'Inter e Cardinale il padrone del Milan, dopodiché sono pieni di debiti, perché va bene, però per adesso i padroni sono loro, cioè non puoi dire che non lo sai. Vuol dire negare una realtà che è lampante, che è palese, che è incontrovertibile, oserei dire. No, è che magari lui vorrebbe avere un confronto quotidiano per studiare le strategie, ma sono dei proprietari inavvicinabili, sì, o che non ragionano come noi, e quindi non può confrontarsi, e quindi dice: non so neanche chi sono. D'altronde sono tutti sullo stesso tavolo, in teoria. In Lega dovrebbero tutti insieme lavorare per far crescere però, il campionato. Dire, invece, scusami, quasi tutti si fanno gli affari. Quando c'era Berlusconi, non è che Berlusconi qualche volta sarà anche andato, per l'amor di Dio, adesso. Ma ci andava Galliani, però ci andava Galliani. Ho capito, però qualcuno che non era Berlusconi. Adesso ci va Marotta. Cioè, non puoi dire che non. Cioè, ci va uno che comunque ha voce in capitolo, quantomeno qualcosa sa di calcio, direi qualcosina. Dai, glielo concediamo. Milan ci vanno quelli che vengono delegati. Quindi un interlocutore di Milan e Inter, lui. E anche, voglio dire, prima scherzavo, in Marotta sa molto di calcio, ovviamente, qualificati ce li ha,
sia di Inter e aggiungo io sia di Milan. Sì. Ovviamente la Juventus, però tu sai che un proprietario vuole confrontarsi con un proprietario, non con un dipendente, come li chiama Cellino. Io non vado in Lega che ci sono solo degli impiegati, voglio confrontarmi con i proprietari, non ha tutti delicatissimo, i delicatissimo, come direbbero i figli. Sì, ma sono proprio delicatissimo. Tra l'altro da casa scrive: fin di Natale sarà benvenuti in Lega con Agnelli, De Laurentiis, tantissime risate, scrive. Agnelli purtroppo non ci sarà. Però Agnelli è più Pasquale, comunque, però purtroppo, perché perché ha detto questa cosa, dico, purtroppo per lui Agnelli non, in Lega non c'entrerà più nulla. Hai visto che per vincere una battaglia legale è dovuto andare via dalla Juve, Agnelli, perché prima sennò... sì, sì, sì. E anche partecipare da spettatore. Però vabbè, tornando a De Laurentiis, è vero che bisogna dargli atto di quello che ha fatto al Napoli. Altro che, infatti, C, è la cosa, portato lo scudetto, è la prima cosa che ho detto, Nicola. Sì, la prima con dei conti a posto ha fatto sicuramente un lavoro a livello aziendale impeccabile. E poi io a De Laurentiis riconosco un altro merito, cioè quello di vedere il calcio come uno spettacolo, come uno show. Noi tante volte ce lo dimentichiamo, ma lo sport, il calcio, deve essere uno spettacolo. Bravo. Noi vediamo le partite, è vero che tutti siamo tifosi, vogliamo vincere, e piuttosto il tifoso della Juve è contento se vince al 97esimo contro il Verona o contro il Monza, è contento lo stesso, va bene, perché il tifoso pensa alla sua squadra. Però il calcio non è fatto solo del tifoso della tua squadra, è uno spettacolo che devi vendere a tutti. Ma infatti io... La Premier League non la vediamo perché siamo tifosi dell'Arsenal o del Chelsea, la vediamo perché è uno spettacolo vedere una partita di Premier League, no? Infatti io ho sempre paragonato la squadra o comunque il sistema calcio a una compagnia teatrale, cioè se vado a recitare io o vanno qualche guitto, non ci viene nessuno a teatro. Se vai a vedere Gassman, se vai a vedere i Big, attori affermati, attori con un carisma, attori con la maiuscola, fai pieno in teatro. E lo spettacolo è la stessa cosa, il calcio. Lo stadio è un teatro e vai a vedere i protagonisti, che sono degli attori che danno un calcio in un pallone. Però se il teatro ha i sedili con le sedute strappate, se ti piove dentro, se devi pagare un biglietto 10 volte più quello del suo valore, se gli attori sono scadenti, capisci che uno dice: no, guardate, vado a fare un'altra cosa. E allora De Laurentiis dice: proponiamo questo spettacolo mettendo nelle condizioni migliori quelli che sono i clienti, termine orrendo, nelle condizioni migliori per venire a vedere questo spettacolo. Però hai detto bene tu adesso. Oltre al tifoso della sua squadra, è uno spettacolo che devi vendere a tutti, ma devi dargli appunto una struttura comoda e dignitosa, con dei costi accettabili in cui tu vai a vedere anche in campo degli attori che siano all'altezza. Io De Laurentiis da questo punto di vista lo ammiro per come vede il calcio, a differenza di Allegri che invece dice: no, chi vuol divertirsi vado al circo. No, caro Max, ti voglio bene, ma il calcio non è solo una questione dei tre punti, è una questione, è uno show, è uno spettacolo, se no la gente non viene a vederti le partite, guarda il risultato alla fine e dice: che bello, abbiamo vinto, oppure peccato, abbiamo perso. Se è questo il calcio che vuole Allegri, io dico no, grazie. Prima hai detto clienti, hai fatto bene a dire clienti, perché ormai per le società e per il sistema chi sta parlando, io ma anche quelli che ci guardano, Nicola non è tifoso, è un commentatore, quindi fa parte del sistema, ma non ha ovviamente le colpe che ha il sistema, nel senso che lui è inserito nella Gazzetta, lavora, fa il critico lui, ecco, fa il critico teatrale, fa il critico calcistico. Sì. Però per tutti gli altri, noi siamo dei clienti, hai capito? Anche tu, quando vai a vedere la tua squadra del cuore, che ne ce l'hai, penso in Serie C o in B, adesso non mi ricordo più dov'è. Promozione. Ah, in promozione adesso? Ostia, siete caduti in basso allora. Dopo l'Inter c'è in C la Pro Sesto. Sì. Che non sta andando molto bene, però vabbè, arriveranno anni migliori e tempi migliori. Cioè, siamo clienti, hai capito? E questo, prima c'erano i tifosi, il tifoso è più fidelizzato, il cliente lo perdi, il tifoso ce l'hai per sempre, anche quando giochi in promozione.
Però vi aggiungo una cosa, tu dici la Pro Sesto, poi ci sono squadre, squadre minori, squadre magari femminili, se tu non me le mandi in onda io non mi posso appassionare, nel senso, quello che dite voi è verissimo, in questo caso allora va bene la Superlega perché mi fai lo show con delle squadre pazzesche, quindi io starò più attaccato. Dall'altra parte quello che si dice alla televisione, se tu continui a mandarmi solo i reality, la gente guarderà solo i reality, se mi metti documentari, approfondimenti, magari mi appassiono anche a quelli. Se no facciamo solo la logica perché dei... non è così, non è così. Sì, però ormai c'è una... ci sono 200 canali in televisione, puoi vedere vedi tutto, tutto ormai non sei obbligato a vedere. L'altro giorno mi sono guardato una partita di calcio femminile e c'era, è stato appassionante. Se vuoi la serie C, non mi far parlare, se no poi mi poi arrivano delle denunce, no, quindi è meglio che non parli. No, beh, a me il calcio femminile non piace, però l'ho guardato perché... Ma perché? Perché il calcio femminile viene obbligato a seguire le regole del calcio maschile. Ecco, ci saranno dei motivi, ci sono altri sport invece... Per natura invece dovrebbero essere modellate le regole Bravo. Per le donne con il campo. Ci sono più invece piccolo, degli sport che vengono declinati sia al maschile sia al femminile... E mi piace di più vederli fra il femminile perché sono più brave, sono più plastiche. Non Francesco, lo so, l'orizzonte di che dice Laurentiis non è sbagliato. Sarebbe bello che i nazi fossero solo piazze di una certa dimensione. Ne gioderebbe tutto il sistema e ci sarebbe maggiore equilibrio. Ma come? Ma fino all'altro ieri abbiamo detto che non deve essere un sistema elitario, ma un sistema meritocratico. Che anche il Chievo oppure Cittadella oppure non so quale altra squadra che c'era, il Castel di Sangro, ecco, ha la possibilità di ambire e di partecipare ai campionati maggiori. Se facciamo come De Laurenti, ci sono 16 squadre o 14 o 12, vedete voi quante ne volete. Sì, Paolo però, ma io devo salutarvi al volo, hai un secondo. Lui ce l'ha 30 secondi. Il fatto è che queste piccole, è certo che sarebbe bellissimo vedere delle piccole realtà, il Sassuolo che va in Serie A, eccetera, ma il problema è che queste società non sono messe nelle condizioni di farlo, e quindi quando arrivi anche in Serie A ci sono squadre di Serie A che invece di competere, perché il Bologna non può sognare lo scudetto, l'Udinese non può sognare lo scudetto, eppure non gli interessa fino a un certo punto, gli interessa star lì, perché stando lì si riempiono di denari e fanno il loro calcio così. Vi devo salutare, ragazzi, è una questione complessa. Io saluto, una questione molto guarda che delicata. Se no si toglie la linea Stefania, guarda che è una cosa incredibile. Buon Natale. Ciao Paolo, ciao Nicola. Buon Natale. Noi continuiamo a fare i programmi sportivi, però sì. Metropolis si ferma, quindi a quelli che guardano Metropolis adesso auguriamo buon Natale. Però poi certo. Ci saranno altri programmi. Vi guardiamo da casa, mi metto insieme a voi. Ciao Nico, buon Natale anche a te, ragazzi, famiglia. Ciao a tutti, auguroni, buone feste a tutti.